Motor Valley vuol dire anche mangiare benissimo, soprattutto se si va da Massimo Bottura. Sì, e poi soprattutto perché adesso c'è proprio ufficialmente una joint venture between Osteria Francescana e Ferrari. Con il cavallino. Perfetto. E quindi più di così, cioè adesso abbiamo proprio chiuso il cerchio con Maria Luigia dell'ospitalità. Quando Marchionne mi fece, dove siamo adesso, mi spinse a prendere, a recuperare questa azienda agricola, riportarla in vita, creare qualche camera privata, un ambiente molto privato. Lui veniva qui a fare i suoi meeting privatissimi. Oh, sì, una cosa pazzesca. L'ultima volta che ne abbiamo parlato ti sei commosso. Lo so. È un tuo grande amico. Lo so. E secondo me anche questa profonda amicizia con John Elkann nasce proprio da lì. Senti, vediamo Tommaso Trussare che ti sta raggiungendo. Vieni Tommaso. Vieni qua, vieni, sì, vieni. Mi prende sempre in giro, che scriveva sul giornale. Sì. Quando c'era Vittorio Feltri, direttore, mi chiama, era il mio capo. Tommaso, no, ma vieni questa, dopo che sì. Siamo nella... Questa... Ma vuoi che faccia con lui? Vieni, ma non vieni, vieni, è bello essere qua insieme. Questa partnership Trussare ci siamo conosciuti tempo fa, immediatamente siamo entrati in sintonia. Sai, quando sei in sintonia magari conosci uno da 30 anni e non si è mai smussato niente. Conosci uno da 5 anni e in un attimo entri in sintonia e scocca. Cioè io... Tutti, ma poi lui ha inventato, Massimo ha inventato lo slow food e fast cars. Questo l'ha inventato lui. Ed essere a casa di chi ha inventato, ospite di chi ha inventato questa cosa, è già dare liceità al progetto. Ma io lo sapevo già 20 anni fa questa cosa, io sapevo che l'Emilia aveva questa potenzialità, perché girando per il mondo costantemente io non trovavo altri posti come questo. Motor Valley è incredibile. La Motor Valley, che non è solo la Motor Valley, è anche la Food Valley. Questa qua, da Borgo Panigale a Maranello, sono 40 km e c'è tutto, un mondo intero, un mondo fatto di eccellenza, che è quello di cui ha bisogno l'Italia adesso. Non abbiamo mica bisogno di numeri noi, abbiamo bisogno di qualità, perché tutto il mondo ci invidia la qualità, non i numeri. I numeri li lasciamo fare agli altri. Ma questo, gli amici che stanno arrivando. Esatto. E che loro, però, nel senso, noi italiana, noi emiliano romagnolo, noi sempre dobbiamo tenere duro, ma terremo duro, perché qui, sai, è difficile passare, c'è sempre qualcuno che ha una grande idea, siamo sempre quelli che andiamo a letto mezz'ora più tardi e ci alziamo mezz'ora prima per essere già pronti, ed è solo duro lavoro. Qua non abbiamo delle distrazioni, abbiamo una campagna meravigliosa, bellissima, delle rose bellissime che vanno in contrasto con un grano dorato, una spiga meravigliosa, ma alla fine è sempre una campagna, non è la Dolomiti, non sono le Dolomiti. È la nostra campagna. Cosa ne pensi della Maserati che ha presentato il nostro amico? Spettacolare. Lui ha preso il passato, il meglio del passato, e l'ha portato nel futuro attraverso cosa? La tecnologia, attraverso una riflessione critica e non nostalgica. E allora ha preso l'eccellenza di quello che questa gente, questi artigiani fanno, e ha ricostruito una macchina meglio del passato. Qualcosa di... Un commento al commento. Qualcosa di meraviglioso. Grazie tantissimo. Io sono stato il commettore, poi l'ho fatto tutto loro. Questa è la terra della gente che sa fare, no? Gente che sa fare. E c'è questo tema di cui parlavamo prima, del fatto che in questo caso lo Stato non assiste, perché qua ogni persona può costruire una macchina. E quindi c'è una capacità produttiva, un indotto incredibile, va valorizzato. Tra l'altro va valorizzato, diciamo, attualizzandolo a quello che fanno le altre nazioni, né più né meno. Però adesso la Motor Valley si è lanciatissima. Adesso sì, lanciatissima. Adesso hanno capito che è formata questo. Ma soprattutto si sono smussati degli attriti, sono stati costruiti dei ponti e non abbattuti dei ponti, ma costruiti, e quindi non è più il tortellino di Modena o di Bologna, ma Modena e Bologna. Non è più la Ferrari o la Lamborghini, ma è la Ferrari e la Lamborghini. Ducati, hai capito? Ducati, Pagani, sì. Certamente. È questo quello che farà la differenza. Qui, oltre alla bella Maserati di Tommaso, vediamo
E qua c'è una Gran Cabrio MC, tutta in carbonio, c'è una Mistral del 65 nera, c'è una Lamborghini Countach 50esimo, cioè è del 71, siamo nel 21, sono i 50 anni della, della Countach. E poi vabbè, delle tutte moto, queste, vediamo, queste Ducati, cioè, questa era la, questa è la 996 di Cadalora. Ma qui si può venire a visitare? Questa, è la, questa è la palestra di, sì, Maria Luigia. Di Maria Luigia. Cioè chi è Maria Luigia viene qua, viene in palestra. È una roba esclusiva, diciamo. Noi l'abbiamo chiamato polisportiva, il nostro sindaco l'ha ribattezzata polisportiva. Io ho detto, esatto, polisportiva contemporanea, cioè il biliardo, il biliardino, il flipper. È una polisportiva contemporanea. Quando l'ha vista Mario Alessandri mi ha detto, Massimo, qui la palestra ci penso io, perché qui ci deve essere Tecnogym. E un mese dopo era, questa era la palestra. Senti, Cavallina è aperto da poco. 15 giorni, come va? Ufficialmente. È pieno, emozionato? È pieno tutti i giorni. È emozionato? È un'emozione diversa dalle no, altre. No, è una cosa pazzesca, pazzesca, pazzesca. Ma soprattutto perché abbiamo fatto una cucina tradizionale e l'abbiamo reso accessibile a tutti. Ecco. È un locale inclusivo. Anche infatti, per chi lavora in Ferrari, gli operai. Noi stiamo trattando, adesso abbiamo un battesimo di una famiglia che lavora in Ferrari, abbiamo, stiamo, c'è un matrimonio e quindi hanno, l'altro giorno hanno festeggiato gli 80 anni della nonna e quindi cioè, per me questo è avere, respirare vita, no? Questo è renderlo possibile, aperto a tutti, nonostante sia un locale meraviglioso, ma non... Ma con un passo indietro, un locale dove tutti si sentono a proprio agio, c'è il perlinato alle pareti, sì, 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 ma c'è anche la tovaglia a scacchi delle trattorie, bellissimo, ma a terra, a pavimento. E quindi... Senti, il piatto più richiesto? Tortellini? Il tortellino sicuramente, ma anche la rosetta. Ups, anche ho lasciato la carta stagnola della rosetta. John Elkann cosa mangia di solito? Lui tutto. Tutto? Tutto, tutto. Lui, a lui piacciono molto le verdure, no, lui mangia tutto, tutto, quindi, e soprattutto è il nostro primo critico perché ci dà sempre delle indicazioni giuste. Piero Ferrari, figlio del Dre? Ah, il primo Ferrari, ha delle novità, se volete, volete le novità? Dacci l'anteprima. Il tortellone, il tortello di ricotta record della pista. Stupendo. Il tortello di ricotta che Mario Andretti, una volta che Gilles ci ha lasciato, Pironi si era fatto male, il Drake chiama Mario Andretti. Mario non può dire di no al Drake. Arriva, atterra la Malpensa, volo TWA, macchina, arriva Maranello. Si mette a tavola con Enzo Ferrari e ordina, mangia due piatti di tortelli di ricotta, beve mezza bottiglia di Lambrusco e l'ingegnere dice, ma scusa, adesso andiamo a riposarci, andiamo in pista. Si mette la tuta, casco, prende confidenza con i meccanici, comincia a fare un paio di giri, vede che la macchina va, che risponde bene, comincia a tirarci, record di Fiorano. Qui, allora il tortello record della pista. Assaggiate. Quello è il nostro, il nostro. Ma anche Enzino è venuto. Enzino è sempre è di casa. È di casa. È di casa. Lui è stato il capo progetto. John l'ha promosso capo progetto. Bella questa, molto bella. È tradizione. Molto bella. Molto bella. Massimo Bottura, grazie e complimenti. Grazie per a voi. Grazie per quello che fai per il nostro paese e per la stupenda, unica Motor Valley. Grazie mille, grazie.